Ed eccoci qui ragazzi, come state? Oggi vediamo tra i più grandi muscoli del corpo come allenarlo a casa. Basteranno due esercizi con un piccolo inserimento, il dettaglio farà la differenza, continua a seguire e poi lo vedrai. E da qui proviamo a svolgerli in maniera corretta. Ci sarà anche il coach che ti seguirà durante l'esecuzione. Cosa molto importante a fine video, come sempre per questa nuova serie, troverai gli errori da evitare. Quindi arriva fino alla fine, mi raccomando. Giù nella descrizione troverai diversi link a diversi tutorial e a tutti i miei canali. Se ti va, vieni ad agganciarti, vedrai, conoscerai anche un team fantastico. Siamo una squadra intera, vedrai, ti piacerà. Dai un'occhiata a questi esercizi, se hai qualche domanda, lo sai cosa fare. Mi scrivi sotto, tu mi raccomando, allenati bene e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! E ora veniamo, sbagliando si impara. Quindi vediamo il primo errore che potresti commettere affrontando questo chest press. Quindi potresti mollare senza avere nessun controllo dalla parte del pettorale, quindi togliendo tutta la sua efficacia. La stessa cosa magari cercando addirittura di sollevarti con le spalle, sarebbe addirittura un'altra cosa da fare. Quindi come fare? Chiudere forte l'addome, assicurati tutto contratto, la schiena ben poggiata da qualche parte, almeno un rialzo devi averlo, e cerca di controllare il movimento sia nella salita che nella discesa. È molto fondamentale questa chiusura. Dopodiché la cosa che non dovessi mai fare nel plank, ovviamente qui sto esagerando, è cercare di non curvare la schiena e nemmeno di alzarla troppo, così perdendo completamente il controllo, magari tendi proprio a togliere il lavoro che è quello che dovrebbe essere del plank in questo caso. Quindi come farlo questo plank? Cerca di chiudere come sempre forte l'addome, braccia mantienilo perpendicolare alla spalla, il collo neutro, quindi si guarda in basso, chiudi forte l'addome, quindi si va in retroversione, si chiude forte e si cerca di mantenere sempre costantemente concentrato. L'errore invece che puoi commettere nel push-up, in questo caso il diamond push-up, è anche qui perdere completamente l'utilizzo dell'addome, quindi caricando tutto sulla schiena, addirittura andando a modificarlo completamente l'esercizio e caricando sulle spalle, quindi dove proprio non serve. Quindi come farlo? Braccia sempre belle perpendicolari, l'addome chiuso fortissimo, chiudi bene le braccia, quindi cerca di stringere bene i gomiti. E come puoi vedere, con l'addome chiuso molto forte ti accorgerai che l'esercizio cambierà completamente. Io ti ringrazio per aver guardato questo video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!